Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi del canale. Ragazzi, oggi partiamo con l'aggiornamento settimanale, come vedete il veicolo al podio del casinò è questo. Vi consiglio, se volete vincerlo, di controllare nel canale per vincere sempre ciò che si vuole tramite la ruota, ragazzi, glitch bomba, e poi di prendere sempre, una volta che c'è il casinò, le fiche che non si sa mai. A questo punto, raga, vi già spoiler, avrete già visto anche in giro, questo aggiornamento è dedicato all'Independence Day, raga, quindi avremo un sacco di macchine con le livree dell'Independence Day e abbiamo anche due veicoli che aggiungono con questo evento. Quindi andrei subito, ragazzi, da LS Autoraduno, dove, ragazzi, troviamo la Grotti che per vincerla sempre tra i primi tre nella categoria clandestine, ragazzi, solita cosa. E poi Rockstar ci propone questo veicolo con questa livrea. Come ben vedete, già capiamo che è patriottico e Rockstar questa settimana si è dedicato proprio a questo. Adesso passiamo, ragazzi, ai tre veicoli qua da provare. Come al solito sono sempre questi. Abbiamo la Visione, abbiamo la Coquette D10, raga, e poi abbiamo la ZR 350. Allora, ragazzi, questi sono sempre soliti veicoli che, come avete visto, tipo la D10, hanno aggiunto una livrea patriottica. E a questo punto usciamo da LS Autoraduno. Come state per vedere, raga, su Warstock abbiamo un po' di veicoli in sconto, tipo la Ignus. Se scendiamo abbiamo anche il Menazer, e continuando a scendere abbiamo altri velivoli scontati, tipo l'Hunter, eccetera eccetera. Vi voglio anche informare che, essendo l'evento patriottico, ragazzi, hanno aggiunto i veicoli dell'Independence Day, quindi sia la moto e, raga, sia il benefactor, come cazzarola si chiama questo cosone qua. Ragazzi, approfittatene perché sicuramente li levano e del prezzo è gratis. Infatti la moto la troverete su categorie moto e su San Andreas. Vi consiglio di prenderla, costa veramente poco, in tanti me l'hanno chiesta, approfittatene. Passiamo alle gare a tempo, come al solito, ragazzi. Questa è quella dell'RC Bandito per tutte le piattaforme, questa è quella di AO per la Next Gen e questa è quella per tutte le piattaforme, la gara a tempo da 100.000. Facendo queste tre gare, raga, prenderete circa 300-400.000, che comunque sia non sono affatto male per chi non può fare glitch, eccetera, eccetera. Adesso, raga, vi voglio informare che ci stanno gli eventi con gli RP doppi sull'hangar. Quindi, se siete interessati a usare l'hangar come business, ragazzi, questa è la settimana giusta. Adesso passiamo subito agli showroom, raga. E come vedete, Rockstar si è data la pazza gioia con il patriottico oggi. Veramente tutte le macchine in tema bianco, azzurro e rosso. Guardate che bello, ci ripropongono un po' di auto che era veramente tanto che non vedevo in giro, ragazzi. Approfittatene se volete prenderle. Qua trovate anche la moto. Mentre, raga, dal nuovo showroom invece abbiamo la Visione e abbiamo questo veicolo che è la Trax. A questo punto vi informo che con gli RP doppi avete anche le Versus, che non ve ne fregherà niente a nessuno, ma vabbè, ve lo dico lo stesso. E niente, ragazzi, adesso vi voglio parlare di una cosetta. Come ben sapete, raga, è giugno, fa caldo e sinceramente di stare H24 attaccato alle console io non ne ho voglia, sincero, raga. Io spero che chi è arrivato alla fine di questo video capisca ciò che voglio intendere, perché con questo caldo, raga, è difficile stare dietro a tutto ciò che c'è dietro a GTA. Ciò cosa vuol dire? Informazioni, account, preparare robe, montare, editare, clippare, raga, diventa veramente, veramente pesante. Soprattutto per quelli come me che portano la media di 1, 2, 3 video al giorno. Quindi, ragazzi, per
per un po' di tempo ci sarà il minimo indispensabile sul canale, per poi ritornare a bombazza come prima. Io spero che i miei video vi piacciono, ragazzi. Supportate Savix, supportate il canale. E alla prossima. Bella, regà. Spada bam.